Rieccoci nuovo in studio, Expo Calabria, stiamo parlando della settimana del protagonismo calabrese appena conclusasi ad Expo nella Padiglione Italia e noi abbiamo già durante la pubblicità assaggiato il torrone di Bagnara che prima insomma vi abbiamo fatto vedere, dolcissimo, morbidissimo, questa è una grande particolarità di questo torrone, oltre al fatto che è tenerissimo, davvero molto tenero. Davvero buono, insomma. Grazie. Tra l'altro, insomma, siamo nella... da qui a qualche mese ci sarà, sì, insomma, il Natale, che forse è il momento più importante. Tra pochi giorni partirà la produzione. È già iniziata? Sì, da qualche giorno, diciamo. Ma in Calabria lo si trova ovunque, insomma, com'è la distribuzione? Grosso modo si trova ovunque, diciamo... Pasticcerie, insomma, bar... È abbastanza diffuso. Abbastanza diffuso. È da distinguere, perché... le qualità offerte sono circa 10 tipologie di torroni, però le IGP sono solo due, che guarda caso sono quelli che aprendoli sono scuri all'interno, proprio dovuto a questo metodo di cottura molto antico, dove appunto si arriva a un 190 gradi e quindi brucia la massa zuccherina e la fa diventare brûlée. Infatti lei quando lo sta assaggiando noterà sia da una parte questo gusto brûlée di bruciato, però molto leggero e abbinato a che cosa? Alle spezie che vengono messe in questo torrone, quindi soprattutto lei sentirà la cannella. Sì, si sente molto la cannella, tra l'altro è, secondo me è perfetto da abbinare anche a un passito, insomma, uno dei nostri... Assolutamente sì. Ci sono anche degli ottimi insomma, passiti sì, che si producono in Calabria, quindi ecco, io ora Calabria. Voglio andare dal presidente dell'ADAF Giuseppe Perri, perché giustamente lui diceva è a dieta e non può assaggiare questi buonissimi torroni, noi li stiamo assaggiando qui in studio, però immagino che insomma, sa benissimo di quello di cui stiamo parlando, si potrebbe proprio creare un paniere Calabria di prodotti associando ecco, le diverse eccellenze, però ancora mi pare che la Regione Calabria non ci ha pensato. Certo, si potrebbe creare un paniere che parte dall'antipasto e finisce con il dolce. In Calabria abbiamo di tutti, passando anche per eccellenti vini e eccellenti vini da dessert. E non ci manca assolutamente niente. Non so dove mi avete ascoltato prima che si interrompesse la linea, io punto sempre sul brand Calabria, continuo a parlarne e a riparlarne, perché se riusciamo a far emergere la Calabria in quanto territorio di eccellenze, tutte le eccellenze ne beneficeranno, e non solo quelle che oggi sono già a marchio riconosciuto, ma anche tutte le altre. Si parlava poco fa del Cedro, che ha vissuto una giornata importantissima in Expo, e se ne è parlato alla presenza di una delegazione di ebrei. È importante, è importantissimo questo. Il cedro non è a marchio riconosciuto, eppure è una nostra eccellenza, anche se ancora qualcuno si ostina a parlare di prodotto di nicchia, per me resta un'eccellenza calabrese che deve far parte del paniere. La Calabria ha provato a fare la casa delle eccellenze, c'è una legge che ancora è in essere che parla della casa delle eccellenze, dove da poco a dicembre sono entrato a far parte anche il torrone IGP di Bagnara. Si è rallentato questo discorso, che speriamo di riprendere a breve con il presidente Dorberti, a ripartire questo progetto partito con l'assessore Trematerra, che riuniva in un unico progetto tutte le eccellenze calabresi. Potrebbe essere una base di partenza per il discorso che stiamo facendo, perché da soli il torrone non va da nessuna parte, il cedro non va da nessuna parte, pochissimi prodotti possono andare da soli da qualche parte, forse solo il vino e neanche l'olio oggi per come è sparpagliato e diversificato. Puntiamo a questo, io punterei, avendolo vissuto e vivendolo per le altre regioni, punterei a questo, per far emergere la Calabria in quanto territorio e quindi animando, come diceva giustamente prima il Presidente, animando anche il turismo di eccellenza, il turismo che vuole venire nei territori di produzione, ce ne sono tanti. Ecco perché all'inizio parlavo di che cosa ci lascerà Expo, una volta finito Expo. Questo deve essere l'esigenza da parte del consumatore, da parte del consumatore attento, che oggi vuole la qualità, ce ne sono tanti nel mondo, di venire a conoscere i territori dove questo prodotto è
fatto, di venire a bagnare, a vedere come viene fatto il torrone, perché è diverso dagli altri. Poi se è buono o non è buono, è eccellente, non è buono, è di più. Se è buono o non è buono, lo giudicherà chi viene da noi, e quindi se è un volano per il turismo, per tutto ciò che riguarda la Calabria. La Sicilia è partita 20 anni fa, oggi è territorio di turismo enogastronomico d'eccellenza, e l'eccellenza, lo sappiamo, lascia sui territori economie, grosse economie. È quello che diceva anche il nostro coordinatore del consorzio del Torrone Gramuglia, quando parlava anche chiaramente di una produzione che potrebbe e che porta già al momento, insomma, diverse maestranze, insomma, muove anche l'indotto del territorio. Però Perri giustamente focalizzava l'attenzione anche sul cedro, che è stato uno dei protagonisti di questa settimana a Expo, e noi abbiamo anche delle immagini che abbiamo registrato e che vogliamo mostrarvi proprio di questi incontri, appuntamenti che sono svolti a Expo per il cedro. Naturalmente sono stati, pensate un po', fino ad ora nell'esposizione di Expo oltre 18 milioni i biglietti venduti, insomma, nella piattaforma del ticketing, e nella settimana del protagonismo calabrese si sono registrati ottimi, insomma, sì, numeri, non, ottimi visitatori. Ma chissà, forse sì, molto frequentato, chissà, magari ha giocato anche un po' forse la presenza della Calabria, insomma, con i suoi colori, i suoi profumi. E vedete, insomma, nella settimana calabrese con gli appuntamenti sul cedro c'è stata, come diceva Perri, anche una rappresentanza di rabbini che hanno anche raffigurato il momento celebrativo proprio legato al cedro calabrese. Soddisfazione chiaramente arrivata dal presidente del consorzio del cedro, Angelo Adducci, che ha presentato non solo il cedro come frutto, ma anche tutta una serie di prodotti che poi attorno al cedro si sviluppano e si producono, come ad esempio il liquore, la marmellata, la crema, l'olio aromatizzato. Insomma, c'è tutto un mondo poi attorno a un prodotto che è solo nostro, che è solo, viene, insomma, nasce solo qui. Abbiamo delle grandi ricchezze: il cedro, il bergamotto, il torrone, le clementine. Però, come giustamente dice anche Giuseppe Perri, se non facciamo gruppo è molto difficile andare all'estero, perché la caratteristica di tutte queste aziende è appunto la media piccola grandezza, la media piccola dimensione. Anche noi nelle settimane scorse abbiamo avuto dei contatti con degli importatori sia canadesi sia australiani. Molto spesso sono degli importatori che le loro precedenti generazioni venivano dalla Calabria, quindi sono molto legate al territorio calabrese e vorrebbero essere loro stessi ambasciatori nei loro paesi di questo prodotto d'eccellenza della Calabria. Ma anche loro hanno molto spesso difficoltà a trovare gli interlocutori giusti per selezionare quelle aziende che producono effettivamente eccellenza. E quindi anche loro si combinano a fare migliaia e migliaia di chilometri su, giù, a destra e a sinistra, per trovare, nella speranza di trovare, gli interlocutori giusti. E un coordinamento tra i vari consorzi, quindi anche creando una rete tra di loro, credo che possa agevolare nel chiudere questi accordi, perché la ricchezza non viene soltanto dalla regione Calabria, ma se noi non la esportiamo fuori dalle mura non soltanto della Calabria ma dell'Italia, dell'Europa e anche chiaramente all'estero, è chiaro che non potranno mai crescere questi distretti. Ecco, credo che l'Expo lasci questo indirizzo. Diciamo che intanto in questi giorni, in queste settimane di Expo con Unioncamere ci sono stati diversi, insomma, gruppi di buyers
insomma, delle, esteri della, dall'Australia, sì, dalla, dalla Cina, dalla Svizzera, abbiamo seguito anche i russi, noi li abbiamo seguiti come, come naturalmente la C, hanno visitato diverse aziende, quindi c'è stato poi un contatto diretto anche col tessuto produttivo calabrese. Bisogna capire poi se effettivamente andranno in porto questi rapporti economici. Secondo me devono essere meglio organizzati, trovando degli interlocutori che appunto organizzino questi incontri e questa cooperazione che si prolunghi nel tempo, che non sia estemporanea in base a delle manifestazioni di interesse e che attraverso dei bandi chiedono la disponibilità delle varie aziende ad essere visitate. Un ente che sovrintende a questo, soprattutto collegandolo ai prodotti di OP e IGP, comunque ai prodotti riconosciuti come eccellenza calabrese, può veramente aiutare tanto. Qui stiamo vedendo proprio delle, delle immagini dell'arrivo di buyers internazionali proprio nelle nostre aziende calabresi. Sì. Tra l'altro il racconto che vi stiamo facendo anche in queste settimane con Eccellenze di Calabria verso Expo. Quindi insomma cerchiamo di creare un ponte tra la Calabria e l'Europa. Come diceva lei, però, l'importante è avere, ecco, un coordinamento efficace soprattutto tra le aziende. E la... Una dimostrazione che le cose stanno migliorando è ad esempio la fiera a cui parteciperanno molte nostre aziende a Colonia nelle settimane prossime. Tra l'altro è stato firmato, sì, mi pare, proprio un documento nelle scorse settimane Expo proprio, sì, per la partecipazione calabrese. Quindi questo dimostra l'attenzione che la Regione sta mettendo nel proporre all'estero i nostri prodotti d'eccellenza, e dimostra anche come si è preso coscienza, uno, che abbiamo delle grandi ricchezze, due, che le dobbiamo far conoscere. Tutto questo deve servire per acquisire esperienza e fare ulteriori passi avanti, perché ripeto, oggi i prodotti ci sono. I produttori sono coscienti che non soltanto l'immagine e la comunicazione sono importanti, ma soprattutto il prodotto qualitativamente intrinseco che c'è nella loro produzione. Però perché... siamo pronti, ecco, anche a, al mercato internazionale, i nostri, sì, produttori, sempre parlando ad esempio della, della Torrone di Bagnara, cioè siete, siete pronti a affrontare anche un mercato internazionale, che vuol dire una produzione magari un po' più consistente, non so, delle loro... certificazioni di cui chiaramente, sì, esportando c'è bisogno. Loro già esportavano nel tempo, soprattutto in, in paesi come il Canada, l'Australia, la Germania, l'Inghilterra. Poi c'è una grande presenza comunque anche di... Però erano lasciati alle capacità individuali. Di ogni singolo produttore. E alle opportunità che si creavano. Ecco, l'IGP nel nostro caso deve servire a creare un maggior coordinamento, perché l'individualismo nella nostra Calabria comanda in maniera suprema, però il fatto di identificarsi con un marchio collettivo serve per far prendere coscienza a loro stessi produttori che hanno una ricchezza che devono salvaguardare e mantenere. Di conseguenza, nel momento in cui io propongo questo prodotto a importatori australiani piuttosto che statunitensi, da una parte dobbiamo sempre comunque certificare quella qualità rispettando un disciplinare che l'Unione Europea ha chiesto in maniera molto rigorosa, puntando proprio sulla qualità. Infatti il nostro torrone è fatto prevalentemente di miele e mandorla. Dall'altro però, se c'è la necessità di certificazioni internazionali che servono per importare il prodotto negli Stati Uniti piuttosto che in Canada, è chiaro che deve esserci un ordine, un'istituzione sovraordinata ai singoli produttori che si occupi di questo e che abbia le competenze per poterlo fare. Quindi è qua che oggi scatta la necessità di organizzare un qualche cosa che possa servire per il torrone, per il bergamotto, per le clementine. Dovrebbero farlo un po' le camere di commercio, quello che... Camere di commercio, a casa delle eccellenze, un ordine, un sovra, diciamo,
una sovraorganizzazione che sta che insomma, è specializzata in questo, perché se deve ottenere i certificati per l'importazione del cedro, non vedo perché debba avere difficoltà poi ad ottenerle anche per il torrone IGP, ma intanto conoscono già un percorso che comunque le cui competenze aiutano subito ad ottenerle. Così anche la necessità di creare delle convenzioni con banche o quant'altro che servono appunto anche per mettere in garanzia o finanziare queste possibili esportazioni di prodotto. Presidente Perri, torno da lei. Ha sentito quello che diceva Maurizio Gramuglia proprio su questo anche coordinamento che dovrebbe fare, insomma, non so, la Casa delle Eccellenze piuttosto che le Camere di Commercio? Comunque c'è bisogno di un coordinamento un po' più organizzato anche per promuovere le produzioni. E poi vorrei sapere anche la sua idea, insomma, il suo pensiero anche su queste fiere internazionali come quella di Colonia di cui ci parlava Gramuglia, l'importanza insomma di essere lì e soprattutto come secondo lei si dovrebbero proporre le nostre aziende. Perfetto, grazie. Mauro lo sa che mi trova pienamente d'accordo su quanto ha detto, bisogna istituire un qualcosa che faccia da raccordo fra tutti quanti. Fermo restando, infatti, io sono convinto di una cosa, che non, in questo futuro coordinamento, chiamiamolo come vogliamo, non si può prescindere dai consorsi di tutela e dalle aziende, dai consorsi, dalle associazioni e dalle aziende stesse, che sono poi quelle che sul territorio ci mettono anche i soldini. E sono quelle che sanno le esigenze del proprio prodotto, perché ho sentito parlare di australiani e mi ricordo un aneddoto: anni fa venne una delegazione di australiani a conoscere il consorzio del FICO, io in qualità di direttore del consorzio ospitai questa delegazione. Bene, questi per testare il prodotto volevano 40 container di prodotto, non si produce in 10 anni tutta questa produzione, per cui andiamo ad affinare il target di coloro i quali poi dovranno acquistare i nostri prodotti. Per cui vengo alla seconda domanda. Ottimo la partecipazione in queste fiere di settore specialistiche, perché là abbiamo chi è interessato al nostro prodotto, viene a conoscere chi è interessato. Io auspico, come ho detto precedentemente, in una fase successiva che la Regione si doti di uno strumento tale che consenta poi a tutti quanti insieme di fare questo e di organizzare un qualcosa per cui i buyer interessati vengano loro a conoscere qua. Io sono fortemente convinto che il prodotto si vende in azienda, bisogna che il buyer, chi è interessato, il giornalista del settore, deve venire a conoscere il nostro prodotto. Un progetto del genere che sta avendo grande considerazione è un'associazione, non faccio la pubblicità, di viticoltori, di produttori di vino che ho seguito in questi anni, che ha portato qui i buyer e i giornalisti del settore, per cui stanno avendo oggi un ritorno in Giappone, in Corea e in Russia, ma solo facendo così a far conoscere le nostre peculiarità, sono solo nostre. Ha ragione il presidente del consorzio a dire: non possiamo fare di tutto nel buon faccio, non possiamo andare in tutti i mercati perché non abbiamo le quantità. Sì, è vero, per cui dobbiamo affinare la nostra ricerca del nostro mercato, perché il nostro prodotto, il nostro torrone non può andare nella grande distribuzione australiana, parliamoci chiaro e francamente, ma va nei ristoranti, va nelle botteghe, fra virgolette, australiane, dove si vende solo e esclusivamente eccellenze, dove chi compra riconosca in quel prodotto un'eccellenza e la paghi per l'eccellenza che è. Per cui oggi abbiamo bisogno di questo salto di qualità che le altre regioni hanno fatto prima di noi. Ci attrezziamo, ci stiamo attrezzando, ne stiamo discutendo con il presidente Oliverio e con i suoi delegati all'interno del Dipartimento Agricoltura. Questo si sta cercando di fare. È difficile perché, come giustamente diceva il presidente Gramuglia, in Calabria siamo bravi ad essere da soli, andare via da singoli. No, oggi dobbiamo fare questo salto mentale di qualità e dobbiamo far sì che dobbiamo fare rete, che si chiami rete di aziende, si chiami rete di consorsi, come chiamiamolo. Però i galli in questo, secondo lei, possono avere e giocare un ruolo anche in questo? I galli nella futura programmazione giocheranno un ruolo molto importante.
anche di più rispetto a quello che hanno giocato sinora. Devono però interloquire un po' di più con i consorzi di tutela, non solo con le aziende. È vero che è molto più semplice interloquire con l'azienda singola, ma ci sono i consorzi, ci sono le associazioni, ci sono le associazioni dei produttori. Il salto di qualità è questo, è organizzarci anche con i GAL, perché il GAL che parla con l'azienda singola perché ha finanziato il suo progetto non andrà da nessuna parte, andremo a fare pubblicità a quell'azienda che magari poi non ha le produzioni tali da affrontare il futuro mercato. Bisogna interloquire a un livello un pochettino più alto. Quello che si stava provando a fare, che oggi stiamo ridiscutendo con il presidente Oliverio, perché questa è la sua ferma volontà, ne parlavo prima, accennava a Vinitaly, ma non solo quello, a Sol, ha la possibilità di fare una fiera nostra, sarebbe auspicabile, delle eccellenze, dove solo esclusivamente si parlerà di Calabria. Questo si sta provando a fare. Ci aiuta una nuova programmazione che sta per partire, quindi potremmo anche discutercela per quanto possibile singolarmente e collettivamente. Ci stiamo provando. Io mi auguro, come si augura il presidente Camuglio, che questo avvenga nel più breve tempo possibile, perché stiamo perdendo tempo, denari e le nostre aziende, bravissime, ribadisco, bravissime a produrre, nessuno gli deve insegnare niente, la qualità all'interno della confezione già ce la mettono, la sanno fare, è riconosciuto da tutti, chi prova i prodotti calabrese riconosce nel prodotto la qualità, li facciamo riconoscere il territorio così da avere dei benefici per tutti. Grazie Presidente Perri, Gramuglia. Sì, aggiungo che i GAL sono molto importanti e quindi... Voi come consorzio state avendo anche il sostegno del GAL, cioè vi sta aiutando? Il GAL che sovrintende l'area tirrenica, quindi il GALBATIR, con presidente appunto il dottor Alvaro, stiamo creando anche delle iniziative, organizzando le iniziative proprio per la valorizzazione dei nostri prodotti. Infatti il nostro prodotto, il nostro Torrone IGP, rientra anche nel loro paniere che si chiama tirrenico, perché anche loro... hanno compreso che il nostro prodotto può fare da ombrello anche alle produzioni ancora più di nicchia che diciamo loro hanno spinto, proposto e magari realizzato. Quindi il concetto è sempre aggregandosi si diventa più forti e quindi si ha la possibilità di creare un prodotto e di proporre un prodotto più credibile e che guardi il territorio da cui è nato. Quindi l'unione fa la forza, facciamo squadra. Io voglio far vedere, mi sposto un attimo nello studio, qui c'è una targa che vi ha dato proprio il ministro Martina, sì, proprio all'indomani della certificazione che avete ottenuto per l'IGP. Tra l'altro non ci credeva nessuno forse a... che ottenesse questo riconoscimento. Infatti anche il Ministero si è sorpreso, tanto che alla prima occasione che è stata il Salone del Gusto di Torino, il Ministro Martina ci ha voluto dare questo premio, questo riconoscimento. Cioè il primo torrone in Italia, sì, che ottiene la certificazione. Sì, perché abbiamo aperto intanto una strada che avevano già provato in tanti ma non c'erano riusciti. Primo. Secondo, forse non ci sono riusciti perché il nostro torrone è diverso da loro. Senta, invece dicevamo il primo torrone in Italia, però c'è in Europa c'è qualche altra esperienza, insomma, sì, vicina anche a voi. Un altro torrone che IGP è in Spagna, quindi questo anche dà un indirizzo di collegamento tra Spagna e Calabria. Quel che, collegamento di cui parlavamo anche prima. Sì, che è quello del territorio di Alicante. È scuro come il nostro, quindi ha un processo produttivo molto simile al nostro, però è spalmabile, quindi è un qualche cosa di abbastanza completamente diverso, sì, insomma. Ma sicuramente l'anno scorso i giornali del settore ci hanno molto intervistato, hanno voluto avere informazioni, notizie, sono venuti a vedere la nostra produzione
per rendersi conto del perché di questa indicazione geografica protetta. Quindi è anche importante far venire la gente a conoscere questi metodi produttivi, perché è anche un modo per far entrare a casa propria, a far conoscere il proprio territorio, le proprie tradizioni, perché nel momento in cui Carmelo Cardone produce quel torrone, diventa ambasciatore di quel territorio. Come no, tra l'altro ambasciatore è anche insomma, un pezzo di storia del territorio. Tra l'altro Cardone ci ha portato anche dei documenti storici che vediamo lì, insomma, sì. Accanto insomma, alle sue scatole regalo di torroncini. Che documenti sono questi? Questa è una lettera del 1885 con i ringraziamenti, ha mandato anche una spilla della regina Margherita, che noi eravamo fornitori della Real Casa. Noi chi? Cioè la sua famiglia? La ditta Cardone. La ditta Cardone del 1846. 85. Questa è una lettera del 1885. Okay. Con vari diplomi che abbiamo poi riprodotto. Sono proprio documenti che lei ha trovato? No, che è di appartenenza della famiglia ormai, della ditta. Questo è un altro diploma della Real Casa del Duca di Genova, dove per fregiare dell'onorificenza davano il permesso ai produttori di apporre lo stemma. La stemma dei Savoia o del nobile che si serviva sulle confezioni. Infatti qua ci sono tutte le onorificenze. Ah, sulla confezione delle vostre? Sì, dava il permesso per 100 anni, magari era vincolato. E poi questo è un altro dovreste diploma. Fare un museo all'interno della vostra azienda, come fanno le aziende? Sì, stiamo pensando di fare un qualcosa del genere. Questi sono documenti di famiglia. Molto da tanti, ma che poi raccontano anche non solo la storia della vostra azienda, ma anche uno spaccato della storia del tempo. Ma grazie a questo documento noi siamo riusciti ad ottenere anche l'IGP, perché bisognava dimostrare il legame del territorio alla produzione. Più di questi. Carmelo è molto modesto, perché se fosse un marchettaro a tutti gli effetti, l'ottenimento di una spilla reale mandata dalla regina Margherita l'avrebbero sfruttata dal 1895 fino ad oggi, apponendo la foto di questo bel diadema su tutte le loro confezioni. Questo quindi dimostra come loro giustamente sono proiettati e concentrati sulla produzione. A noi interessa fare il prodotto in maniera impeccabile, ma poi devono essere, diciamo, i cosiddetti marchettari o comunque agenzie specializzate marketing territoriale, nella pubblicità e nel marketing territoriale, che possono veicolare e trasmettere in maniera adeguata questa tradizione. Ma chiaramente questo un'azienda singola di piccole e medie dimensioni con pochi addetti non riuscirà mai a farlo. E qua, mi vengono in mente altre esperienze simili però in altre regioni, dove addirittura ti portano a visitare l'azienda, la storia dell'azienda, organizzano addirittura visite guidate, che è un po' quello che... Faccio questa professione di coordinatore più per sport personale, perché mi sono messo in testa che il nostro territorio ha delle grandissime ricchezze che però non sappiamo esprimere. Ma io faccio anche agente e consulente marketing per alcune aziende di carattere nazionale. Lei mi ha fatto ricordare il caso di un'azienda che io ho l'onore di rappresentare, che è la Cantina Gancia e Fratelli, quindi gli Spumanti. Bene, loro hanno un museo là dentro, oltretutto da tempo che hanno fatto la richiesta come patrimonio dell'UNESCO, per presentare ai visitatori tutto quello che in un secolo e mezzo loro hanno prodotto, perché Gancia è la prima azienda che ha prodotto lo spumante italiano. Ma non hanno un diadema della regina Margherita. Infatti, assolutamente. No, penso ad esempio esperienze, in Calabria abbiamo ad esempio Amarelli, che è anche una storia importante del territorio, dove anche hanno saputo anche valorizzare questa storia, creando anche il Museo della Liquirizia. Ma
se dovessi pensare, lei ha portato l'esempio di Gaggio, pensare anche a Florio in Sicilia, no? Che viene da Bagnara. Sì. Perché lui era, Florio era un parlamentare del tempo, trasportatore, e poi è stato anche parlamentare della prima Unità d'Italia. Si è spostato nell'area industriale che allora era il Regno delle Due Sicilie, sì, e Palermo. E da lì poi ha fatto crescere i suoi trasporti marittimi e quindi poi investito nella... Scusa se ti interrompo. Noi abbiamo in azienda delle fatture per trasporto merci per le Americhe, Rubattini e Florio, del 1912. Quindi vedi, questa è una storia. Quindi come unire la storia di un territorio ai prodotti di qualità, di eccellenza, e poi al marketing anche turistico, perché poi siete in un posto, Bagnara Cala, ma siete in un posto, insomma... Ma tutta la Costa Viola. La Costa Viola meravigliosa, che potrebbe essere baciata da Dio, baciata dal sole, che potrebbe essere chiaramente valorizzata e fare anche marketing territoriale e turistico grazie ai prodotti. Quello che diceva anche... È più difficile non riuscire a farlo che a realizzarlo, per i posti che effettivamente noi abbiamo. E quello che diceva anche il presidente dell'ADAF, Perri, quindi unire i nostri prodotti al marketing, ecco, un turismo enogastronomico, quello che fanno in altre regioni d'Italia, lo stanno facendo in Sicilia, lo stanno facendo molto bene anche in Puglia, la Basilicata si sta svegliando e noi ancora siamo lì ai nastri di partenza. Partiremo. Prima o poi sicuro partiremo, perché noi non abbiamo niente da invidiare a nessuno. Abbiamo dei territori eccellenti, come sono eccellenti le nostre produzioni. Bagnara ne è un esempio, ma la Riviera del Cedro ne è un altro, il Pollino, la Sila, l'Aspromonte, la Sibaritide. Guardate, sono tutti territori, uno più bello dell'altro, dal punto di vista turistico e dal punto di vista enogastronomico. Per chi fa questo tipo di lavoro, comunicazione, viene facile. Poi ci si scontra con un territorio molto sfilacciato, dove due aziende sono già tante, se uno ha in ipotesi di fare un'associazione fra produttori. Lo sforzo che dicevo prima sarà questo, e tanto ci deve mettere la politica, perché la politica dovrà legare il territorio, dovrà consentire a noi che lavoriamo di avere un substrato di produttori che abbia la mente aperta ad associarsi, a far sì che esca fuori tutto il territorio prima dell'individualità, perché poi a cascata ne hanno benefici tutti. Credetemi, è semplice quando viene venduto un territorio vendere il proprio prodotto. Lo sanno bene gli amici di Bagnara, lo sanno bene alcuni altri amici calabresi, che già di questo fanno la loro bandiera. Lo dobbiamo fare su tutto l'intero territorio. Dobbiamo utilizzare le eccellenze enogastronomiche e le bellezze paesaggistiche. Abbiamo l'aria più pulita d'Europa, nessuno se la vende. Diceva giustamente il presidente Gramuglia poco fa che chiunque altra persona, forse al di fuori di questa regione, avrebbe venduto il marchio prima di vendere il prodotto dell'amico produttore. Io l'avrei fatto, io avrei utilizzato la medaglia che è stata mandata come volano di marketing. La Sicilia questo ha fatto e la Puglia questo sta facendo, e noi non siamo da meno, siamo bravi, abbiamo le produzioni, siamo bravissimi anche noi. Con il vino siamo un pochettino più avanti, ci stiamo lavorando bene. Adesso l'ultimo sforzo sarà quello di aggregarli tutti insieme, sarà uno sforzo che solo la politica può aiutarci a vincere questo sforzo, aggregare per far sì di partecipare tutti insieme a manifestazioni importanti come le altre regioni fanno. Sul food ci lavoriamo, ci stiamo lavorando, adesso troveremo il modo insieme al PSR, insieme al Presidente Oliverio, come affrontare tutto ciò.
Quindi l'importante è che ci sia sì la volontà politica per fare determinate cose, ma soprattutto che poi tra il dire e il fare, insomma, non ci sia di mezzo un mare, ma si lavori veramente concretamente e si spendano i fondi europei, che mi pare di aver capito che nel PSR ci sono, insomma, proprio delle misure proprio su questo, quindi che si spendano bene. Noi ce lo auguriamo. Siamo in chiusura, quindi io la saluto, Presidente Perri, grazie. Grazie per essere stato con noi in collegamento da Cosenza. Se magari poi le porto due torroncini, visto che noi, insomma, abbiamo già fatto qui studio. Grazie a Maurizio Gramuglia, coordinatore del Consorzio Torrone di Bagnara IGP, e grazie a Carmelo Cardone, produttore di Torroni, per essere stato con noi. Quindi bocca al lupo e buon lavoro. Grazie, per la produzione e per, insomma, la valorizzazione di questo prodotto. Grazie Emily per averci dato la possibilità di presentare i nostri prodotti. Grazie a voi, come sempre, per averci seguito. Torniamo la prossima settimana, sabato prossimo, puntuali con Expo Calabria.